turco. Ci siamo? Turco non vota ancora. Bene, altri? La votazione Frusone. La votazione è chiusa. Presenti 424, votanti 422, astenuti 2, maggioranza 212, favorevoli 159, contrari 263. La Camera respinge. Siamo ora al 23.400. Villa Rosa, onorevole Davilla. Prego, onorevole Davilla. Ecco. Dichiaro il voto favorevole del mio gruppo. Grazie. Onorevole Villa Rosa. Quanti sono i clienti della prima banca italiana? Circa 15 milioni. Quindi questo significa che se una banca italiana, attraverso degli escamotage assolutamente legali, crea dei problemi al cliente e a fine anno ogni cliente di questi 15 milioni spende un euro per telefonare ai servizi di assistenza, noi stiamo garantendo 15 milioni alla prima banca nazionale. Guardate che 15 milioni sono 15 milioni, 70 milioni di euro è l'ultimo utile di Monte dei Paschi di Siena. Quindi 15 milioni di euro significa che io sono un azionista del 25% di Monte dei Paschi di Siena. Quindi attenzione, perché si potrebbero nascondere dei trucchetti. Un euro, 15 milioni, 15 milioni di euro di guadagno. Grazie. Grazie, onorevole Taranto. Grazie Presidente. Io credo che, come sempre, diciamo, la critica politica è legittima, ma è bene che la critica politica assuma come regola igienica quella del confronto con la materialità dei testi. Ora, la materialità del testo ci dice che sostanzialmente è stata confermata l'ipotesi avvistata nell'originaria formulazione del disegno di legge, secondo la quale l'accesso ai servizi di assistenza avverrà a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. Al netto, diciamo, di ogni possibile tentativo di truffa, ma quello là entreremo nella fattispecie della truffa e del perseguimento penale delle truffe, non capisco, diciamo, come la remunerazione di un servizio al costo possa tradursi in utili per l'erogatore del servizio. Diciamo, c'è un passaggio che è un passaggio, diciamo, logicamente ardito, perlomeno.